Chimeia, in collaborazione con Orogel, presentano Alimenta la mente, il nuovo progetto educativo dove si impara giocando. Laboratori sensoriali, cucina esperti per unire famiglia, bambini e scuola in un nuovo modo di educare. L'alimentazione vista con occhi nuovi e raccontata dai bambini ai bambini. Attenzione, concentrazione, rendimento, ma senza togliere mai il divertimento. Buonasera a tutti e bentornati ad Alimenta la Mente. Questa settimana protagonista della nostra puntata sarà l'olio d'oliva. Due scuole si cimenteranno nel processo, delicato processo produttivo dell'olio, dalla raccolta alla trasformazione. La prima scuola che lavorerà, che sperimenterà la didattica attraverso la raccolta delle olive è la scuola primaria di Piavola, dove la maestra Claudia Gorini coordina i lavori e aiuta i bimbi a capire da dove nasce l'olio. Cosa serve per fare l'olio di oliva? Le olive. Le olive. Ma dove crescono le olive? Per terra, sottoterra, su un albero? Però su un albero che si chiama? Olivo. Ma tu lo usi solo per mangiare l'olio o anche per altre cose? Lo uso per lo scrub e per mangiare. Ah, lo scrub, bene, che ti lascia la pelle morbida, è vero? L'olio di oliva che usi in casa, dove lo metti? Lo metto sulla pasta in bianco, lo uso sulla insalata. E nell'insalata quanto ce ne metti? Un pochino. I grassi nell'alimentazione del bambino hanno un ruolo centrale perché intervengono nella formazione e nel completamento del sistema nervoso. E nello svezzamento si cerca di preferire l'olio extravergine d'oliva in piccole quantità, mentre invece, diciamo, dal primo anno fino ai 3 anni è buona regola preferire o comunque introdurre nell'alimentazione del bambino anche del burro, perché è una fonte di acido butirrico e quindi permette all'impulso e al sistema nervoso di completarsi da un punto di vista più di tipo strutturale. Bentornati in studio. Ora i nostri bimbi si impegneranno nella vera e propria produzione dell'olio, in un'esperienza che continua dopo la raccolta in un processo produttivo che vede trasformare le olive ad olio extravergine di oliva. Ma come avviene questo processo? Le olive presenti sugli alberi di olivo vengono raccolte nel momento in cui le olive sono mature. Dopo la raccolta vengono messe all'interno di cassette di legno e portate al frantoio. Qui verranno schiacciate dalle molazze per produrre una pasta dalla quale si otterrà l'olio. Dopo essere state macinate, la pasta di oliva che si ottiene viene gramolata. La gramolatura è la miscelazione e serve affinché le goccioline di olio intrappolate nella pasta da olive vengano liberate.
Alla fine del processo, le goccioline liberate dalla pasta di olive andranno tutte insieme a formare l'olio di oliva. L'olio così ottenuto può essere di diversi tipi. Olio extravergine di oliva, se le goccioline di olio liberate hanno un'acidità libera bassa. Olio vergine di oliva, se le goccioline di olio hanno un'acidità libera media. Olio di oliva, se le goccioline hanno un'acidità libera alta. Quindi, a seconda della loro acidità, andranno a definire la tipologia di olio finale. La differenza tra grassi e oli sta in come si presentano a temperatura ambiente. I grassi di solito sono solidi a temperatura ambiente, mentre invece l'olio e gli oli sono liquidi a temperatura ambiente. Un'altra classificazione può essere legata al fatto che di solito i grassi per loro natura sono di origine animale, mentre invece gli oli sono di origine vegetale. Non tutti gli oli però hanno delle proprietà benefiche per la salute. L'olio extravergine di oliva, gli oli ad esempio di semi di girasole, di mais, di riso, di germe di grano, l'olio di sesamo hanno proprietà che possono essere utilizzate e sfruttate come le proprietà dell'olio extravergine d'olivo, che è molto ricco ad esempio di vitamine E. Mentre invece altri tipi di oli come l'olio di palma, di cocco, di palmisto sono oli dannosi per la salute. Ciao! Dai, Luca, sono andato, corri! No, no, vai cane, dai, dai! Ciao, Olive, siamo in due. Allora, dove andiamo? A casa tua? Secondo voi, come si fa l'olio? Con le olive degli alberi. E poi, una volta che abbiamo raccolto le olive degli alberi, cosa ci facciamo? L'olio, giusto, giusto. Ma per farlo, prendiamo le olive e... Le schiacciamo. E le schiacciamo. Con cosa le schiacci tu? Col martello. Le schiacciamo con... Come l'uva. Con i piedi come l'uva. Allora, siamo ancora qui con il nostro... Olio. Olio, il nostro olio. Ciao Olio, tu ti chiami Olio? No. E tu quindi di conseguenza ti chiami? Giulia. No, non ti chiamavi Stelio? Giulia. Olio e Stelio? No. No, no, perfetto. Sapete che cos'è questo? Sì. E che cos'è? L'olio. L'olio, perfetto. E l'olio, da cosa, come si produce? Con le olive. Con le olive, perfetto. Si raccolgono le olive e poi dopo queste olive... Si schiaccia. Sì. Con i piedi? No, con le mani. Con le mani, con le mani. Dentro. Non dentro tutto. Ti sei sporcato il naso. Più lontano? Vai. L'ho sentito. L'hai sentito? Sì. Ti piace? No. Tu invece l'hai mai assaggiato il nostro amico vino? No.
Mi sono sbagliato. Assaggia. Buono. Ti piace? Ah, ci siamo convinti a volerlo assaggiare. Quando andiamo dalla maestra... Quando andiamo dalla maestra Claudia, quindi proveremo a schiacciare l'olio, le olive con... Con la testa, perfetto. Allora noi ci proviamo e vediamo che cosa salta fuori, d'accordo? Ciao. 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 Ciao.